Oh, e devo aspettare che si fanno la nuotata, eh? Vabbè, mi metto qua così. Non lo so, accendiamo un focherello. Che cazzo, un po' di marshmallow, dai. Che cazzo, aspettiamo questi qua, dai, dai. Cioè, ma porca puttana, ma posso aspettare voi? Oh, quello là stava a fare la giravolta. Che cazzo, casca al mondo. Tutte le madonne giù per terra. E qua, mo, che cazzo devo fare? Oh. Gonna do. I'm getting drunk with all without you. Yeah, I'm getting drunk with all without you. E ritrovati davanti a un altro con Paolo Bonolis. Adesso siamo nelle caverne di cristallo. Dai, dai, su. Ci dobbiamo muovere. Sto livello è bastardissimo. Coi demoni che ti spingono peggio di quei cazzo di mutanti là maledetti. Che poi, tra l'altro, questa forma dei demoni alata, l'avevo già detto, comunque è stata riciclata su Medieval 2 come dei cazzo di gargoyle, cioè non c'entra nulla, però vabbè. Però ecco, se si avvicinano sti tumorelli con le ali, io quasi quasi li prendo a spadate, guarda. Me ne è fotto un cazzo. Che almeno a sto giro il calice mi piacerebbe. Poi l'hanno messo proprio all'inizio gli stronzi. Così ci devi tornare. Dai, no, 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 no. Però non fanno il knockback. Cioè, non ti spingono all'indietro. Meno male, almeno questo. E come vedete, oh, il cimitero comunque, dai. Ripristina su per giù quattro bottiglie della vita, mica cazzi. Però poi alla Gola di Gallo sei ancora meglio, perché è vero che di fontana ce n'è una sola, però il portale di fine livello gli sta a fianco. Perché questo gioco è fatto in modo che tu i livelli li devi finire, perché se esci non è che ti riporta la mappa, no, 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 all'inizio proprio del gioco, quando ci sta quello scheletro là sorridente del menu, insomma. Che poi che cazzo si ride quello là che sto andando in guerra e si mette a ride. Ridi davanti a sta minchia. Allora, io qua non lo so, ci devo passare, mi devo pensionare qua dentro, ci devo passare la mia vecchiaia, cioè che cazzo devo fare se questi a pugnalate non cascano, non cascano, ti ci puoi sbattere per terra, ma questi non cascano, Cristo! Che cazzo ti debbo fare? Ah, ecco, ecco. Oh, la Madonna, cioè, ci è voluto un po', eh. E però questa era l'unica sezione del livello in cui lo dobbiamo fare mentre stanno così per aria. Il resto dei nemici, fortunatamente, sono sulla nostra stessa barca e non ci sono di questi problemi. Però sono stronzi. Ah, cioè. Non è che tu dici, vabbè, non hanno le ali, però sono stronzi perché ti prendono a martellate sul capo. E poi ci stanno questi che ti rubano le armi. Se mi ruba la spada è finita per me. È finita, cazzo. Cioè le minacce qua dentro non mancano, questo c'è da dire. Poi attenzione che sti barlumi qua, basta che ti beccano una volta, ecco, metà vita. Lo scudo te lo fa fuori in due colpi. Cioè, ma non lo so, eh. L'avete testato sto gioco oppure siete stati proprio stronzi di vostro che non avete detto, ma sì, guarda, sto cristallo leva più vita di Zarok, perché no? Allora, adesso dov'è che dobbiamo andare? Sempre qua, quindi abbastanza lineare come livello. Ecco, ah, schiatta, schiatta. Poi sti livelli qua sono tra i miei preferiti, quelli finali. Sono proprio, hanno carattere. I nemici anche, poi vedrete alcuni nemici bellissimi. Però soffermandoci su questo, oh ma che cazzo. Cioè, guardate quanto cazzo sono belli, oh. Cioè, sembrano dei misti tra dei cazzo di quei teschi del deserto. Con
appunto dei tumori, delle vespe, dei calabroma, che cazzo che hanno? Come sono fatti il vostro corpo? Ma cosa vi hanno fatto? Wow, quando cazzo siete brutti? Vabbè, e poi un martello, perché no? Come cazzo li chiama poi i rinotauri? Cioè, no, perché Minotauro non andava bene, no, addirittura Rino, proprio da rinoceronte, ma che cazzo vi siete fumati? Dunque, questo lo accetto, poi più in là ci dovrebbe stare qualche fiala, quindi dai, questo livello si lascia giocare per quanto riguarda la vita. Non ci sono i problemi che mi aspettavo. Ben venga, ben venga. Io ripeto, però la telecamera. E voi pensate che io mi lamento della telecamera, ma nel 2, nel secondo capitolo di Medio, è ancora peggio. Cioè. Ah no, aspetta, questo no, no, no. Questo. La cosa bella del gioco è che il braccio non possono rubartelo. E qua, vieni, vieni, vieni. Ah, succhiamo, succhiamo. Oh. Così, cioè. Vieni, esci adesso, devi uscire. Mannaggia la puttana, faccio come i ratti, mo. Aspetto qua, mi fermo, non me ne vado. Dai, io non me ne vado, eh. Ah, vabbè. No, pensavo io rimango qua. No, vabbè, dai, che cazzo sì. No, no, vabbè, sì. Allora. Questi qua ce l'hanno la torcia, sì. Se hanno la torcia non ci rubano le armi. E se ricordo bene, se te la rubano, devi andare qua e pagarla proprio in sovrapprezzo. Una cosa meschina proprio. Devi spendere molto più di quel che costa. Cioè, addirittura lo spadino lo trovi all'inizio del gioco. Cioè, se tu ti rigiochi il primo livello, la trovi lì. E invece, se te la rubano, cazzi tuoi. Ma sono proprio cazzi tuoi. Che te la devi ricomprare. Ma chi se la ricompra? Ti rigiochi il primo livello e basta. Amen. Allora, qua. Era un altro punto che io da piccolo mi bloccavo sempre, ma proprio sempre. Questa è stata una delle barriere più alte da superare. Perché io arrivavo qua e dicevo, ma che cazzo devo fare? Cioè, non so che cazzo devo fare. Poi, cioè, con il tempo uno si fa camminare la testa. Cioè, dici, ma sei proprio un rincoglionito, sei un decerebrato, no? Perché questa faccia qua da drago, che cosa ci starà a fare là? Usi le due gemme di drago al posto degli occhi e hai fatto. Cioè, io appena ho visto questa cosa che funzionava, cioè la prima eiaculazione infantile praticamente, dicevo, ma che cazzo succede all'audio? No, no, zitto, che io l'audio qua lo sento storpiato, ma che cazzo. È il problema dell'emulazione qui. No. Non lo posso fare qui senza il bastone. Ma scusa, no, a sto livello c'era il bastone, me lo ricordo. Dai, non prendetemi per il culo, non è che devo rifare sempre tutto. Adesso, vabbè, senti, con voi ci gioco dopo, perché sennò qua mi sta prendendo una depressione, ma che cazzo dai, oh. Non voglio rifarsi il livello. Oh, comunque se non va storto qualcosa, non siamo contenti. Che cazzo devo fare? Che cazzo faccio? Che qua non c'è niente. Questi se mi rubano pure l'arma, mi incazzo. No, dai, c'era il bastone qua, non. Mi state facendo mettere agitato. Scusate, vado a cercarlo. E dai, Cristo! Provo a fregarella, eh. Guarda che stronzo.
faccio così. Guarda, guarda che bastardo maledetto. Vabbè, allora ti ammazzo spadate, se è quello che vuoi. Maledetto. Porco Dio. Mannaggia, Cristo. Dani, come va? Malissimo. Allora, ti sei trovato una spada magica? Romanaccio. Cosa? Dani, ragazzo, non puoi scendere in campo contro un esercito di morti viventi senza una spada magica. Tiè, pia mia, non dovrai più affilarne un'altra o non mi chiamo più Derk il Leale. Dick, Basta con questo illeale. magico, che ne dica quel ciccione di Sturgard. Ma comunque. Ciao ragazzo, io preferirei giocarmi una mischia con vassoio da te piuttosto che con scudo da donnicciola. Cioè, a me piace che in italiano. Guarda quanto è bella, porca puttana, non la posso usare. A me piace che in italiano abbiano messo sti dialetti per il semplice fatto che in inglese era stata fatta una cosa simile, cioè ognuno aveva i propri accenti, i propri difetti di pronuncia. E quindi in italiano hanno deciso di dare un dialetto ciascuno e dà proprio quel tocco di, diciamo, linguaggi localizzati che, perché no, in un tempo medievale pure potevano esserci. Comunque, tornando a noi, come avrete sicuramente capito, non ho compiuto assolutamente un cazzo, ma proprio nulla, porca puttana. Perché in quel livello manca il bastone, ma io sono sicuro che c'era però, mi pare strano che non me lo ricordo bene. Ma comunque dovrò rigiocarmi la collina per prendere un bastone veloce. E ne approfitto pure per ricaricare la vita, dai, anche perché qua mi hanno praticamente aperto come una cozza. Quei cazzo di... Non tanto i rinotauri, ma quelle cadute senza motivo, no? Cioè, ci sta poco da fare. Cioè, la cosa peggiore di sto gioco sono i salti, ma non perché sono fatti male, perché uno se lo deve imparare a farli bene, sicuramente con un joystick. E quindi succede quello che succede. Mi spiace che vi dovete rivedere tutti sti livelli, no? Però, cioè, fa incazzare più a me perché succedono certe cose al limite del ridicolo, anzi ben oltre il limite. Cioè, mai successo, sarà che questa sfida mi è nuova, però, cioè, queste stronzate che capitano proprio inutilmente, cioè, si possono evitare. Ecco, tipo questo, dovevo prendere il bastone là, mannaggia. Vabbè che tanto là che cosa ci trovo, mi sembra un po' di vita, però a costo di non consumare la percentuale lì, non col cazzo che ci vado. Poi qua dovrei riuscire a barare però. Vabbè, senti. Non so cosa stavo dicendo, vabbè, sicuramente qualche stronzata. E vabbè, quindi il bastone sta. Dove cazzo sta? Qua mi immagino. Sì. Poi non lo usiamo, per l'amor di Dio, non lo usiamo. Oh, mi fai vedere qualcosa? Ok. Ovviamente. Quindi la vita che non recupereremo dentro quella grotta ostruita dal sasso, dal macigno, la riprenderemo qua su e basta. Perché cioè, non mi posso mettere a rifare i livelli per filo e per segno, cioè per cosa? Per uno sputo di tassoni, mamma, neanche per il cazzo. Non
l'avrete deluso, non lo so, chissà quante cazzo di volte il vostro padrone, guarda. Maledetti. Proprio poi con quella voce da handicappati mongoloidi. Ci siamo, dai. Quattro bottiglie me le faccio bastare. Anche perché dobbiamo rigiocare le caverne, quindi abbiamo visto che non è stato troppo un problema. Vedo di mandarlo a termine già da questa volta, perché sennò è come se non avessimo fatto un cazzo a questo giro. E poi ci salutiamo perché basta, cioè ho perso la fede in me stesso. Tanto il calice ce lo siamo tolti dai coglioni. E già è qualcosa. Dobbiamo andare spediti da quel drago, fargli il culo e basta. E basta. Dai, oh. Ma io mi chiedo, no, ma se c'è gente che ha finito sto gioco solo col braccio, ma ci sta chi l'ha finito poi solo col danno dello scatto? Quello proprio mi sembra da testate sullo schermo, cioè, quello proprio con il cazzo che lo fai. Dai, su, molto velocemente. Non prendiamo nemmeno i soldi, tanto qua mi posso già comprare tutto il kosher ebraico che voglio. Che cazzo ci manca? No, 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 veloci un cazzo, veloci un cazzo. Mo se non ti apri adesso, se non ti sta bene, cioè io faccio le valigie qua, mi tolgo dai piedi, non so più che fare. Oh, ecco. Vedi? E adesso torna. Torna il mal doppiato. Allora, quindi da qua cascano i sassi lì. Ok, quindi questo ricordiamocelo. Quindi, giustamente. Dio bestia! Poi, se ricordo bene, dove ha soffiato il fuoco adesso, lo manda più in su, cioè qua. Ah no, era lì. Qua dovrei andare. Sì, perché se tiro troppe bastonate poi me lo gioco. Quindi questo di là. Tanto per cambiare, l'ho sprecato. Dov'è andato? Ah, ok, questo. Vabbè, ma mi si sta intriccicando la testa. Quindi allora, questo qua. Ok, metà vita, altri due colpi e basta. Fortunatamente sono stati clementi qua, perché se non toglievi 50 alla volta, magari era 10 le cose, chi cazzo lo faceva? Sto posto di merda! Come faccio a non bestemmiare il calendario? No, oh, no, no, no! Sto a condi a piadanno, porca puttana. Mi hai fatto male, davvero? Mi hanno doppiato male, lo sai? Ah, eccolo, questa è un'arma che potrebbe rovinare per sempre questa sfida, perché io ho detto solo le armi di base, non quelle del Salone degli Eroi, ma questa non è del Salone degli Eroi. Se io usassi sempre questa, ho vinto il fottuto gioco, perché guardate, questo a ogni. Adesso proprio sicuramente fuoco contro acqua, non riesco a farvelo vedere. Comunque, ad ogni. Si chiamano tick. Ad ogni diciamo frame e a ogni punto della fiammata il nemico prende danno, cioè col spadino, cioè l'avete visto quanto tempo ci metteva, così invece toh, morto. Questo secondo me è, cioè
Non so perché l'hanno sviluppato in questo modo. Perché lo rompe veramente troppo il gioco. Che cazzo ci sta qua? Oh. Ah, ok, quindi mi sono giocato mezza mappa. Perché, cioè, la corazza di drago non solo ti rende invincibile al fuoco, ma ti permette di sputarlo. E, cioè, il danno è una cosa astronomica. Cioè, per fare un paragone, è meglio del fulmine, se vogliamo, che il fulmine è l'ultima arma che sblocchi. Cioè, perché? Perché hanno fatto un'arma del genere, specie in un livello così cruciale in cui siamo a metà strada? Cioè, manco a dire vabbè, lo sblocchi alla fine, ci può stare. Invece no, anche questo episodio è concluso, può bastare. Ma veramente può bastare, perché a sto giro non è sembrato, però le ho represse le implorazioni al demonio e le inveizioni, come cazzo ti dice, e l'inveire contro Cristo. Questo ho fatto, cioè ho represso troppa rabbia. Però finalmente abbiamo sbloccato la fottuta gola di Gallus, che qua adesso ogni volta che perdiamo la vita torniamo qua e facciamo un casino. Quindi benissimo, salviamo. E per questo episodio ci siamo, finalmente. Ci siamo. La prossima, vabbè, dobbiamo semplicemente qua pagare il telepass con la corazza di drago per entrare in un cancello fiammante. Prendiamo la runa e ci leviamo dai piedi. Più che altro, questo livello di intermezzo è bello perché poi ci apre le porte a quello che sarà un castello stregato. Vedrete, vedrete, molto, molto caratteristico. Ci vediamo, come sempre, forse, perché può essere che prima mi esplode il cuore.